Auguro a tutti voi un felice, fortunato e felice nuovo giorno con i vostri cari. Oggi è giovedì 18 marzo 2021. Per favore tratta bene tutti intorno a te e pensa positivamente. Quali sono i segni oggi? Guarda il video per sapere. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Ariete, cari Ariete, questa luna nel segno spinge la vostra voglia di amare ed essere amati. Attenzione però a problemi fisici da risolvere. Ci sono vari problemi da risolvere e che vi portate dietro da tanto tempo. Per questo motivo non vi sentite mai pienamente sereni e soddisfatti. Con un po' di buona volontà potete ottenere di più. Punto. Il segno dell'Ariete si prepara a vivere un giovedì di disagi interiori a causa di un allineamento di Mercurio e Marte. Questo non è proprio il periodo migliore per questo segno, però bisogna che vi concentriate per cambiare qualcosa in voi stessi. Punto. Certe situazioni sentimentali che apparivano troppo complicate potranno improvvisamente volgere al bello. Oggi nessuno mette in dubbio le vostre qualità. In campo lavorativo sarete pronti a donarvi anima e cuore ad un nuovo progetto, soprattutto se proveniente da una persona in cui riponete la vostra stima. Se siete stufi della solita routine, in questa giornata potreste inventarvi qualcosa di particolare per renderla più eccitante. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 7. Finanze, 6. Benessere, 6. Punto. Toro. Cari Toro, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, state vivendo momenti di grande tensione. La settimana procede tra alti e bassi, ma avreste bisogno di maggiori certezze per non sentirvi in difficoltà. Ultimamente avete avuto spese eccessive, e ora il portafoglio piange un po'. Cercate di risparmiare il più possibile. Punto. Il segno del Toro deve credere di più in se stesso, soprattutto sul lavoro dove è un po' che ci si sente esclusi. Chi ha una relazione deve impegnarsi a restare calmo anche se ci si sente sotto pressione. Punto. Un giorno importante per risolvere un problema economico, naturalmente nei limiti delle vostre aspettative e possibilità. Gli altri saranno entusiasti del vostro entusiasmo ritrovato e riceverete molti complimenti per questo. In amore sarete seducenti come non mai e potrete lanciarvi alla conquista del cuore di chi vi interessa. Se ci sono novità nella vostra vita sentimentale, apritevi con quanti vi vogliono bene, saranno felici per voi, in quanto erano un po' preoccupati. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 6. Finanze, 6. Benessere, 6. Gemelli. Cari Gemelli, con Giove favorevole quest'anno prima o poi arriveranno ottime opportunità, è inevitabile. Basta avere solo un po' di pazienza. La settimana in generale sarà interessante e favorevole, anche se questi forse non sono i giorni più propizi. Le questioni di carattere pratico sono messe in discussione da quelle amorose. Punto. I Gemelli dovrebbero concedersi un po' di relax oggi. Il lavoro e l'ambiente esterno sono causa di stress ultimamente anche perché non vi vengono riconosciuti i vostri meriti. Impegnatevi per far passare questo momento perché dopo andrà meglio. Punto. Siete disposti a lavorare notte e giorno per ottenere successo? Ebbene questa giornata sarà l'inizio di qualcosa di nuovo, solo se lo vorrete davvero e se siete pronti ad impegnarvi. Un incontro utile per il vostro lavoro. C'è molta armonia in famiglia e i rapporti personali non sono mai stati così forti. È certamente importante nella vostra vita sapere di poter contare su determinati sentimenti che non vi abbandoneranno. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 5. Finanze, 6. Benessere, 5. Punto. Cancro. Cari Cancro, secondo l'oroscopo di Paolo Fox la giornata per il vostro segno sarà piuttosto sottotono. Siete comunque uno dei segni favoriti di questo periodo, per cui abbiate un po' di pazienza e vedrete che le cose andranno per il meglio. Continua per voi un periodo di ricostruzione importante. Nei prossimi mesi sarete chiamati a prendere decisioni importanti. Punto. Il segno del Cancro con Venere e Mercurio nel cielo dovrà stare attento alle parole e ai fatti. C'è da dire che la quotidianità sarà influenzata dalle preoccupazioni e anche dall'ambiente esterno. Ora sarebbe meglio restare in attesa invece di essere sempre la persona che fa il primo passo. Punto. Oggi abbandonatevi al romanticismo anche a rischio di sembrare un psciocche. C'è probabilmente una persona nella vostra vita che è sentimentalmente coinvolta da voi,
molto più di quanto avreste immaginato e che non perdi occasione per dimostrarvelo. In questo periodo sono a lavoro sottili energie che vi aiutano ad apportare nuovi cambiamenti creativi nella vostra vita. Potete avere l'opportunità di assumere autorità o poteri sugli altri. Questa giornata sarà all'insegna della socializzazione ed il lavoro vi darà molto da fare. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 5. Attività. 6. Finanze. 7. Benessere. 5. Punto. Leone. Cari Leone, la giornata sarà un po' sottotono, anche se nel complesso la settimana è favorevole. Molti di voi potranno prendere in mano la propria vita. Ancora non tutti stanno bene perché a febbraio c'è stato un fastidio che vi ha tolto molte energie. Forse non avete ottenuto ciò che volevate. Punto. Il Leone riceverà belle notizie in amore oggi. Godetevi questo momento perché dal 20 di marzo la magia finirà. Cercate di fare chiarezza nel cuore. Punto. Il denaro di questi tempi va sapientemente amministrato. Se siete amanti della musica o della cultura, prendeteli come punti di riferimento, ai quali rivolgersi ogni tanto per evadere e non impazzire. Qualcuno sta cercando di mettersi in contatto con voi ad un livello più profondo. Ma voi forse avete chiuso quella porta troppo presto ed ora è più difficile riaprirla. Inutili battibecchi, lasciateli a chi si diverte a buttare il sasso e nascondere la mano. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 5. Attività. 5. Finanze. 8. Benessere. 5. Punto. Vergine. Cari Vergine, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, continua un periodo di grande crescita per il vostro segno. In questa settimana ci saranno giornate molto utili e questo giovedì sarà una di quelle. Preparatevi inoltre ad un fine settimana davvero intenso e ricco di belle opportunità. Avvertite un po' di fatica nel portare avanti i vostri progetti. Punto. Il segno della Vergine deve superare una sfida difficile. Ora state lottando e state anche sacrificando tanto, ma è giunto il momento di raccogliere i frutti del lavoro. Punto. Non provocate tensioni in amore con la vostra gelosia. Per la terza decade è chiaro, sia sul piano sociale che su quello passional-sentimentale, non ci si deve attendere più che tanto. Se non volete che qualcuno vi scavalchi e che o prenda il vostro posto nel cuore dei vostri superiori, sarà meglio che vi diate da fare per mostrare quanto valete in realtà. Organizzatevi meglio, siate soprattutto concrete e realiste. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 8. Attività. 7. Finanze. 7. Benessere. 7. Punto. Bilancia. Cari Bilancia, potreste avere qualche problema sul posto di lavoro. Le questioni da risolvere non mancano. Potreste decidere di cambiare area o firmare un nuovo contratto. Valutate bene pro e contro prima di accettare nuove offerte. Dopo un momento di grande difficoltà, potrete recuperare su molti fronti e trovare le giuste soluzioni. Punto. C'è un po' di nervosismo nella giornata di oggi della Bilancia. Potrebbe essere colpa del partner che potrebbe portare alla luce qualche segreto. Meglio non trarre conclusioni affrettate, però, e se dovete rispondere pensateci bene e dedicate del tempo a voi stessi piuttosto. Punto. Novità e soddisfazioni in campo professionale. Tutta la positività di questa giornata si riverserà anche in tutte le vostre attività, dal lavoro allo studio agli amici. Un vecchio detto dice che quando uscite con un nuovo partner, se ne presentano di migliori intorno a voi. In amore tirate fuori le unghie e tutto il vostro fascino per far cadere ai vostri piedi la persona che desiderate. Non lasciate nulla di intentato. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 6. Attività. 8. Finanze. 7. Benessere. 8. Punto. Scorpione. Cari Scorpione, per voi si prevede una giornata molto interessante, come in generale tutta questa settimana. Dal punto di vista economico, se ci sono cose che avete messo in vendita oppure vuoi comprare, finalmente si muove qualcosa. Potete quindi chiudere un accordo importante, pur trovando un compromesso. Punto. Lo Scorpione potrà risolvere qualche problema d'amore che è nato nell'ultimo periodo. In amore si è distratti e il partner se ne sta accorgendo. Se volete tornare sui vostri passi fatelo ora prima che sia troppo tardi. Punto. Forse avete dimenticato di pagare un conto, ed oggi qualcuno ve lo farà notare.
oppure arriverà quella multa di cui vi eravate già dimenticati. Forse avete saputo di alcuni movimenti poco oculati messi in atto dal vostro coniuge a vostra insaputa, oppure, più semplicemente vi accorgerete di aver fatto una spesa per cui non valeva la pena perdere tutti quei soldi, solo perché desiderate una cosa ardentemente. Non significa che gli altri siano obbligati ad aiutarvi. Qualcuno che con voi si dimostra molto carino all'apparenza, potrebbe nascondere sentimenti negativi nei vostri confronti che tiene ben nascosti dietro la maschera. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 9. Attività. 8. Finanze. 7. Benessere. 7. Punto. Sagittario. Punto. Cari Sagittario. Questo non è certo un periodo spettacolare per il vostro segno. Siete particolarmente distratti, vivete momenti di disagio, di affaticamento fisico, problemi personali. Insomma, staccate un po' dal lavoro e dalla solita routine e dedicatevi a voi stessi. Meglio non esagerare con gli impegni ma datevi delle priorità. Punto. La luna è nel segno del Sagittario e questo porterà fortuna ai nati sotto questo segno che vivono di emozioni. In amore le relazioni nate di recente si preparano a diventare importanti ma sul lavoro fate attenzione a qualcuno dei Toro. Punto. Se lavorerete, il vostro operato non sarà dei più proficui, perché con la testa sarete da tutt'altra parte. Ci saranno momenti di frustrazione, per non essere riusciti a terminare ciò che si doveva, alternati a momenti di rabbia ed ansia, dovuti al continuo pensare alle conseguenze. Avete bisogno di maggiore equilibrio nelle relazioni, soprattutto in quelle sentimentali, ed in questa giornata ve ne accorgerete, quando il vostro partner o la persona che vi piace vi rimprovererà di essere troppo incostanti. Se in questa giornata non prenderete più sul serio i vostri sentimenti nei confronti di una persona, potreste anche rischiare di perderla. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 6. Attività. 7. Finanze. 7. Benessere. 6. Punto. Capricorno. Cari Capricorno, secondo l'oroscopo di Paolo Fox tanti pensieri riempiono la vostra testa, perché avete delle responsabilità, soprattutto a livello lavorativo, e dovete assolutamente portarle a termine. Pur essendo bravi e capaci, non potete fare tutto da soli. Eppure spesso chi sta attorno a voi non dico che se ne approfitta ma comunque prende la palla al balzo per scaricarvi qualche responsabilità in più. Punto. La giornata di oggi è molto importante per i nati Capricorno. Venere e Marte sono nel segno e portano a momenti importanti per le coppie che si vogliono bene. Nel lavoro c'è uno stop ma sarete voi a fare la prima mossa quindi tenetevi pronti. Punto. Dato il vostro talento, basta impegnarvi anche poco per raggiungere prestigiosi obiettivi, e oggi lo potrete comprovare. Oggi prendete contatto con la vostra razionalità e cercate di mantenerlo per tutta la giornata almeno fino a sera. In ambito sociale sarete ricercatissime e potrete ampliare la vostra cerchia di amicizie. Accettate la generosità degli altri, ed imparate un po' da questa, potrà esservi utile in futuro. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 7. Attività. 8. Finanze. 7. Benessere. 6. Punto. Acquario. Cari Acquario, finalmente avete iniziato a prendervi cura di voi stessi e non solo di chi vi circonda. Sembra quasi che prima vengano i vostri amici, o il partner, e poi tutto il resto. Datevi delle priorità considerando che questa situazione di disagio che è stata vissuta soprattutto agli inizi di quest'anno, piano piano sta lasciando spazio ad una migliore organizzazione della vostra vita. Punto. Il segno dell'Acquario potrebbe ricevere una risposta d'amore interessante. Nell'ultimo periodo avete fatto di tutto per mantenere la calma ma forse è giunta l'ora di capire da dove proviene la vostra frustrazione. Punto. Ascoltando gli altri in questa giornata, potreste imbattervi in persone che vi diranno cosa fare o credere, senza considerare le vostre opinioni. Avete bisogno di ordine e disciplina per riuscire ad adempiere a tutti i vostri impegni. Non date per scontati i vostri rapporti, poiché richiedono attenzioni continue. In arrivo piccole nubi in amore. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 5. Attività. 6. Finanze. 7. Benessere. 5. Punto.
Pesci, cari pesci, in amore vivrete giornate decisive per capire cosa prova il vostro cuore e definire un sentimento. Davvero la persona che sta al vostro fianco è quella giusta? O se c'è una persona che vi piace e siete single, meglio farvi avanti senza timore. Non avete nulla da perdere. Alcuni di voi sono reduci da una delusione sentimentale oppure hanno iniziato un rapporto che un giorno sembra magnifico e il giorno dopo non lo è più. Punto. Quella di oggi è una giornata decisiva per il segno dei pesci, soprattutto per i sentimenti. Avrete una conferma in amore e questo tornerà a farvi sorridere. Sul lavoro le novità in arrivo sono tante, ma dovrete aspettare ancora qualche giorno. Punto. I dubbi che avevate su una persona oggi si chiariranno e sarà finalmente ora di tirare un gran sospiro di sollievo. Belle occasioni di incontro in campo sentimentale. Oggi la vostra concentrazione dovrà essere tutta rivolta verso le novità che vi porteranno le persone che collaborano o che lavorano per voi. La creatività è importante in qualsiasi lavoro. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 9. Benessere, 7. Punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Punto. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.